Carissimi amici che mi avete seguito, vorrei aggiungere un po' di movimenti a quella sequenza di Smart Wing Chun che ho postato nei giorni precedenti. Quindi rivediamo da dove, rivediamo e soprattutto ripartiamo da dove avevamo finito l'ultima volta. Posizione. Allora, l'ultima volta eravamo arrivati a questo movimento. Quindi ci troviamo col braccio destro sul sinistro e le spalle rilassate. Vi ricordo che questa posizione, che in cinese si chiama Ijikiama, chiamata anche Iras in alcune scuole come acronimo dell'inglese, è una posizione con gli adduttori ruotati verso l'interno. È una posizione che deve essere comoda, dove il peso viene scaricato a terra e dove la colonna è dritta e viene effettuata una leggera retroversione del bacino, leggera, non esagerare quel tanto per stare comodi e scaricare il peso. Ok, ripartiamo dal movimento di braccia, quindi questo l'avevamo visto. Adesso le braccia si aprono così, come un ventaglio, e i gomiti scendono. Si aprono i palmi, si alzano più o meno all'altezza degli occhi, si girano verso il basso. A questo punto c'è un movimento, diciamo, normalmente di contrazione di tutto il corpo e poi di espansione. È un po' tendineo, diciamo più tendineo che muscolare. Cerchiamo di farlo prima in una maniera, diciamo così, tendinea, si abbassa tutta la struttura e si rilascia. Ok, se non riuscite non vi preoccupate, basterà anche abbassare le braccia e rialzarle, anche se sarebbe più corretto proprio fare questo movimento un po' a molla, carico, scarico. A questo punto le mani vanno giù, si rialzano all'altezza più o meno appena sotto gli occhi, delle spalle, le braccia, e si ritorna alla posizione iniziale. Aggiungiamo ancora un po' un movimento, mettiamo la mano di fronte a noi in questo modo, Paksao, la riportiamo in centro, la posizioniamo verso il davanti, spingiamo, si gira la mano, giro della mano, rientro. Ok? La stessa cosa adesso la facciamo sul lato destro. Paksao. Spingere verso il centro. Palmo verso l'alto, giro polso, rientro. E quindi rivediamo l'ultima sequenza, diciamo, con tutti i movimenti.